Hanno gridato per le vie del paese giù le mani dal 118, legati da un'immensa catena umana. Lo hanno fatto a Falcone, amministratori locali, consiglieri comunali, medici ed infermieri del 118, rappresentanti delle associazioni e semplici cittadini. Tutti insieme hanno raccolto l'appello dell'associazione Noi di Sicilia, presieduta da Nino Parisi. È stato un modo per proseguire la raccolta firme e soprattutto per focalizzare l'attenzione su un problema che rischia di prostrare ulteriormente la provincia di Messina. Si è partiti da una partita di pallavolo di bambini di Oliveri e Falcone in piazza Principe Romeo. In questo stesso sito è stata la dottoressa del 118 Pina Vitanza a presentare la manifestazione con i saluti istituzionali, tra gli altri dei sindaci di Falcone, Oliveri e Novara di Sicilia, rispettivamente Carmelo Paratore, Michele Pino e Gino Bertolami, e del vice sindaco di Castro Reale Paolo Imbesi. Da lì è partita la marcia verso Via Nazionale, Via Roma e Viale Lazio e nuovamente in Via Nazionale, durante la quale la catena umana ha lanciato più volte il suo slogan «Giù le mani dal 118». In avanti, dopo un breve presidio al PT di Falcone, nei pressi della stazione ferroviaria, al termine, fino a tarda notte, spazio alla musica con i brani della banda musicale di Falcone, diretta da Antonino Squatrito, e poi canto, ballo e arti marziali. Tanti motivi e modi diversi per avvicinare i cittadini e spiegare loro l'importanza dei presidi, delle ambulanze medicalizzate e di un servizio qualificato che ha salvato molte vite umane.